Buongiorno, buongiorno a tutti. Se state pianificando un viaggio in Norvegia o se solo avete intenzione e state cercando di capire un po' di più su come funzionano i pedaggi in Norvegia, sicuramente questo è il video che fa per voi. E se avete un'auto elettrica come me, questo è sicuramente il video per voi. Per chi non mi conosce, io sono un felice possessore di Tesla Model 3, questa qui, la mia Black Moon. Auto elettrica con la quale io viaggio in tutta Europa, ma non solo, io anche ci vivo, diciamo, tra virgolette, durante i miei viaggi, quindi faccio un po' di campeggio, ci dormo dentro. Sul mio canale YouTube trovate anche i video di dove spiego appunto come sono un po' organizzato per dormirci dentro. Mangio, mi preparo tutto, insomma, è come se fosse un van. Questo mi permette di essere abbastanza indipendente anche come alberghi, orari, prenotazioni. Vivo un po' alla giornata. Ora, tutti questi viaggi io comunque li documento sempre sulla mia pagina Facebook. Qui potete trovare. Per esempio, tutte le strade che ho percorso fino ad oggi, mancano quelle della Croazia che aggiornerò, l'ultimo viaggio che ho fatto, perché questa più o meno la aggiorno ogni 10.000 km di circa. Sulla pagina Facebook, trovate anche, tutti gli album, perché io ogni volta che parto, per ogni singolo viaggio, apro un album. Nel quale documento in tempo reale con dei post, foto, tutto il viaggio, insomma. Oltre a questo, ultimamente ho cominciato a fare anche delle dirette che trovate, sono rimaste registrate comunque sul canale YouTube, dirette principalmente dalle città, dai centri città. Qualcosa anche della Seconda Guerra Mondiale, perché comunque i miei viaggi principalmente sono al tema Seconda Guerra Mondiale, ma non solo. E la stessa diretta poi c'è anche sul canale Twitch. Ecco, così avete un po' un'idea di quello che è il mio stile di vita. Per quello che riguarda questo video, e cioè la Norvegia, io mi sto preparando e tra una decina di giorni partirò appunto per la Norvegia, ma non sarà soltanto un viaggio, diciamo, Norvegia. Certo, la maggior parte sarà incentrato sulla Norvegia. Punto non di arrivo, ma forse intermedio, capo nord. Però come voi sapete, insomma, ci sono tante altre cose in Norvegia da visitare che Capo Nord proprio è una delle tante mete, ecco, insomma. Vi faccio vedere, giusto, vi anticipo un poco. Questo qui è la ma mia mappa personale dove mi sono segnato le cose che dovrò visitare in Norvegia. Come vedete, non sono poche. E sarà un viaggio che avrà una durata, non lo so, quello che ci vuole, probabilmente saranno 2 mesi, forse più, forse meno, non lo so, vedremo giorno per giorno. Comunque, insomma, queste qui sono tutte le cose che io devo visitare. Però questo sarà argomento di altri video, perché vorrei farvi qualche video dove vi illustro un po' le cose principali che andrò a visitare. Questo potrebbe essere utile per chi ha pianificato o sta pianificando, magari vi posso dare qualche spunto su qualche attrazione da visitare. Ok, torniamo a noi e torniamo al discorso dei pedaggi. Questo è quello che vi si presenterà nel momento in cui voi vi avvicinerete a una sezione, a una stazione di pedaggio in Norvegia.
Questo video qua io vi parlerò soprattutto delle strade, dei ponti e dei tunnel. Farò un altro video per quanto riguarda i traghetti, perché è una cosa a parte. E poi farò anche un terzo video dove illustrerò invece come risparmiare sui due ponti in Danimarca. Parliamo intanto della Norvegia e dei suoi pedaggi stradali. Prima di entrare in una stazione, troverete questo cartello dove vi indica il costo. Qui potete vedere che c'è il segnale di rilevamento e avete il costo. Queste sono corone norvegesi, dividete più o meno per 10, quindi avete circa 8 euro per i mezzi che superano le 3,5 tonnellate. Per le automobili sono 6 euro. Questa è la tariffa normale. La stazione si presenta in questo modo: ci sono delle telecamere che rilevano l'auto al passaggio e leggono la targa. Come funziona? Voi potreste andare su normalmente in Norvegia senza registrarvi da nessuna parte. Loro al passaggio vi prendono la targa e in base alla targa loro risalgono al veicolo e vi addebitano la tariffa, che poi vi viene mandata a casa una fattura per posta che sarà da pagare, ovviamente. Cosa succede? Che è sempre consigliato registrare il proprio veicolo per avere la sicurezza che il vostro veicolo venga inserito correttamente nel database. Faccio un esempio: avete un'auto elettrica o avete diesel o avete un Euro 6 piuttosto che un Euro 4. Allora, per evitare che loro vi addebitano in una categoria diversa, come molti di voi sanno, si va sul sito autopass.no. Questo è il sito norvegese che gestisce le strade pubbliche norvegesi. E la prima cosa da fare è la registrazione presso questo sito, che poi non è proprio su questo sito, adesso vi mostro, perché si va qua, How to Pay. Loro danno due possibilità. La prima è quella di fare un contratto come in Italia col Telepass, che vi spiegherò dopo. La seconda era la più semplice, quella di registrarsi, come vi dicevo poco fa, nel loro database. Che poi, una volta che si clicca sopra, dove si va a finire? Si va a finire sul sito di ePass 24, perché è quello che, al quale loro si sono appoggiati e che gestisce tutto questo database di targhe. Questo sito poi, tra l'altro, non è neanche norvegese, perché si va su About, è svedese. È svedese, io vi consiglio di registrarvi. Qualsiasi altra cosa vogliate fare con, per esempio, il Telepass o altre cose, perché questo non è solo per la Norvegia, questo è, adesso vi mostro, neanche per tutta la Scandinavia, ma molto di più. Infatti, se andiamo qua, andare a vedere quali sono gli operatori, ed è in continuo sempre espansione, no? Quindi comunque in futuro poi ne saranno altri che aderiranno. Come vedete, loro coprono la Svezia, ovviamente, la Norvegia, la Danimarca, la Francia, il Portogallo. Quindi ragione di più per iscriversi. L'iscrizione è molto semplice. Voi inserite il numero di targa, andate avanti, poi vi chiederà i vostri dati personali, non vi chiede neanche i dati dell'auto, fanno tutto loro. Inserite e boom. Create l'account, perché poi dopo all'interno del vostro account potrete vedere tutte le fatture e potete anche pagare le fatture, oltre a quella lettera che poi vi arriverà a casa. Cosa succede? Che in questo modo, quando voi passate le telecamere, il controllo è molto più accurato
per cui loro riescono a inserirvi nella categoria corretta e a pagare l'importo corretto. Questo perché a seconda che voi entriate in un centro cittadino o che voi passiate un tunnel o una strada extraurbana nel nord più recondito della Norvegia, ci sono dei prezzi diversi a seconda delle categorie e questo vi permette di essere inserito nella categoria corretta. Questo però non dà diritto al massimo degli sconti, perché per avere il massimo degli sconti ci vuole un'altra cosa, che è questa qui. Questo qui è il loro telepass. Con questo si ha diritto a molti più sconti. E adesso vi spiego un po'. Allora, in Norvegia i punti a pagamento dove voi passate, queste stazioni dove vi rilevano il veicolo, vengono chiamati varchi. Voi vi starete chiedendo dove posso vedere quanti varchi ci sono in tutta la Norvegia e quanto costa passare per ogni singolo varco, perché se io mi devo pianificare un certo percorso lungo la Norvegia, sarebbe importante capire quanto andrei a pagare passando per una determinata strada piuttosto che per un'altra, se magari posso deviare, fare un tragitto diverso oppure no. Siccome la Norvegia è grande, alla fine i costi di un intero viaggio potrebbero essere importanti. Ci sono qua io, questo adesso vi aiuto. Allora, come si fa a vedere? Torniamo qui sul sito di Autopass. Da qui voi potete cliccare qui per trovare la stazione più vicina. Lui cosa fa? Vi manda sul loro sito nazionale. Questo qui è un sito molto molto importante perché vi permette di vedere tantissime cose. Vi consiglio di utilizzarlo in norvegese perché in inglese tante cose non funzionano. Quindi, per esempio, in questo momento sono selezionate tutte le stazioni a pagamento, tutti i varchi, tutti i pedaggi. Però io posso anche andare a vedere, per esempio, la situazione delle strade. In questo caso, vedete, lui mi mostra. Questa è una strada chiusa per l'inverno, come è stata chiusa il 3 dicembre e si prevede che aprirà il 21 maggio. Qua ci sono lavori in corso. Si clicca su, è spiegato tutto quanto, da quando incomincia, quando finisce e eventuali anche azioni. Vediamo se magari qua mi dà. La strada è chiusa per piccoli periodi, limite 50 all'ora. Poi potete vedere le webcam. Vediamo se qua funziona. Qui addirittura anche la temperatura. Vedete? Bellissimo. Questo è molto importante, soprattutto d'inverno. Ok, torniamo al nostro. Poi vi potete sbizzarrire. Qui abbiamo tutte le stazioni di pedaggio. Ora, piccola premessa. Queste stazioni di pedaggio o varchi vengono gestiti da 5 compagnie in tutta la Norvegia, ognuna con il proprio sito e ognuna riporta i prezzi. Non è un problema capire di chi è la compagnia, perché partendo da questa mappa, voi cliccate, per esempio, andiamo qui su Oslo, vedete quanti punti ci sono, qui addirittura così ce ne sono 8, clicchiamo su uno qualsiasi, quindi vedete, avete già capito che se dovete andare ad Oslo, girate con la macchina e vi riempite di viaggi. Allora si clicca sulla stazione e lui qua sotto vi dà il sito. In questo caso noi andiamo qui,
Loro vi danno. Allora, questo qui era. Mettiamo un attimino. All points. Può andare qui. Si va sulla mappa. Ecco qua. Fatto. Come vedete, loro. Questo sito qua. Fjellinjen. Questa compagnia gestisce solo esclusivamente l'area di Oslo. Non gestisce altro. Per cui io qua posso andare. Guardate quanti pedaggi ci sono in zona Oslo. Prendiamone uno, adesso non mi ricordo qual era, per esempio prendiamo questo. Tanto più o meno poi i costi sono simili. Allora, funzionano tutti allo stesso identico modo. Ci sono due categorie, categoria auto e categoria, come abbiamo visto prima, dei mezzi oltre le 3,5 tonnellate. Noi prendiamo solo la categoria delle auto. Avete già subito visto che le auto elettriche pagano poco. Questo indipendentemente a questo dispositivo o no, perché nelle aree urbane non ci sono sconti, ci sono tariffe in base all'alimentazione. Quindi voi potete anche non prenotare e ordinare questo, potete fare come vi ho spiegato prima, soltanto la registrazione nel sito svedese. Quindi voi nelle città come Oslo e come Bergen, ma poi ce ne sono anche altre che sono state inserite, andate a pagare in base alla differenziazione di alimentazione. E in questo caso vedete che un diesel, addirittura in questo caso, paga di più, in altri posti paga di meno della benzina. Comunque il diesel pagherebbe 2 euro, 20 corone 2 euro, la benzina poco meno 1,80 euro, l'elettrico zero emissioni elettrico, quindi non ibrido, l'elettrico 50 centesimi. Altri sarebbe zero, sarebbero idrogeno, ma non lo so se qualcuno ha l'auto ad idrogeno. Comunque questo è. Poi io posso cliccare su un altro, si vede che sì, cambia qualcosetta, dai. Qua 2,60 euro, 2,20 euro, qua 60 centesimi. Questo è nell'area urbana. Se io vado fuori, per esempio, andiamo su un altro, andiamo su Bergen. Ecco, Bergen, andiamo qui in città, andiamo questi, eccoli qui, questo qui. Dove mi manda? Mi manda su Ferde. Ferde è un altro che gestisce un'altra area. Va qui. Anche questo tenetelo in norvegese, perché in inglese poi non funzionano i prezzi. Qui vi faccio vedere cosa gestisce questa compagnia. Gestisce questa parte qui, questa regione più altre due qua su. Andiamo su Bergen. Noi eravamo qui. Andiamo su questo. Qui mi dà una piccola preview, ma io posso andare direttamente. Allora, vi spiego la preview. Qui, gruppo 1, automobili, gruppo 2, mezzi pesanti. Gruppo 1, 3,20 euro. Rush, cos'è la rush hour? Sono i periodi di punta, gli orari di punta. Costa quasi il doppio, 5,90 euro. Per andare a vedere il dettaglio, clicchiamo qui. Traduco in inglese. Vi conviene lavorare in norvegese, vi si apre la pagina, poi se avete nel vostro browser la traduzione in inglese, traducete lì in inglese o in italiano. Allora, qui abbiamo tariffa per il gruppo 1 e gruppo 2. Noi restiamo nel gruppo 1 delle automobili. Qui abbiamo tabella di destra senza il contratto, quindi senza questo. Qui a sinistra invece abbiamo con questo. Come vedete, questo qui
nella parte qua di sinistra, quindi con il contratto, vi dà il 20% di sconto. Come vedete, per esempio, prendiamo fuori dall'orario di punta. Abbiamo una benzina da 26, pagherebbe 20,80. Un diesel da 32 pagherebbe 25,60, l'elettrico da 5 pagherebbe 4. Ora voi direte: sì, boh, ma perché devo andare a fare un contratto per avere questo qui, se ho un'auto elettrica soprattutto? Invece che andare a pagare 50 centesimi, andrei a pagare 40 centesimi. Magari se ho un'auto tradizionale, potrebbe essere già interessante andare a farlo. Però adesso vi mostro perché è importante, è importantissimo per le auto elettriche. Questo soprattutto quando si va fuori dai centri urbani. Allora, andiamo a prendere fuori dai centri urbani perché? Perché nei centri urbani, come dicevo prima, si fa la differenziazione per carburante. E in più, se si ha questo, c'è un 20% sulla differenziazione di carburante. Quindi va da sé che già un'auto elettrica è scontata parecchio perché è elettrica, il 20% su quell'ulteriore sconto è poco. Però se andiamo fuori invece, andiamo per esempio qui, siamo qui sotto. Questa qui mi era saltata all'occhio come strada perché io dovrei fare questa strada qui, una strada abbastanza interessante perché, vedete, deve essere carina farla. Ok, però andrei lì solo per quello e molto probabilmente dovrei passare di qua, a meno che io non passi qua sotto e quindi la prendo un po' più larga, però diciamo che passo di qua. Allora, di qua. Lui mi manda sempre sul sito Ferde. Andiamo sul sito Ferde. Andiamo a vedere parte qui sotto. Eccolo qui. Dettaglio. Mettiamo anche qui in inglese. Ok. Allora, senza dispositivo, sia l'auto elettrica che un veicolo normale, benzina, diesel, ibrido, pagherebbero 6 euro. E quindi, sai, fai quella strada, andata e ritorno, sono 12 euro. Ci sarebbe da pensarci. Se invece io ho questo, allora ho un'auto tradizionale, mi prendo il 20% di sconto, che non è male, perché da 6 euro passo a 5 euro. Ho 1 euro di sconto, mi bevo un caffè. Però se ho l'auto elettrica, io mi prendo il 20% di sconto, ma la compagnia, il gestore mi dà, essendo auto elettrica, un ulteriore sconto del 50%. Quindi io alla fine ho il 60% di sconto. Da 62 andrei col 20% a 49,60, ho un'auto elettrica, pago la metà di 49,60. Quindi alla fine pagherei 2,50 euro invece che i 6 euro. Quindi validissimo motivo per prendere questo. Ma non è finita qua, perché qui siamo in questa situazione. Siamo in una strada extraurbana di questo gestore. Andiamo un po' più a nord. Non lo so, Lofoten, che più o meno ci vanno tutti. Normalmente chi sale va da Vodo in traghetto e dopo comunque si fa questa strada qua. Chi invece scende viene giù di qua, però dopo prende magari il traghetto qui. Narvik è soprattutto per la storia una cittadina molto importante. Porto. Teatro di battaglie marine. Come vedete qua, cioè io devo passare da qui a lì, ho due possibilità, o mi prendo il ponte o faccio la strada qui e mi prendo il tunnel. Quanto costano questi due? Allora, clicco qui, lui mi manda sempre sul sito che gestisce quest'area.
la società che gestisce l'area. Tra l'altro, la società che gestisce l'area, questa qui, ha questo calcolatore che non funziona solo per la sua area, ma per tutta la Norvegia. Quindi potete anche tenervelo nei preferiti, perché vi dà la possibilità di vedere B sono le stazioni a pedaggio, F sono i ferri, i traghetti. Ma per i traghetti farò un video a parte. È importante capire innanzitutto la convenienza di questo. Qui potete fare una simulazione di viaggio da A mettendo il veicolo e vi dà l'importo. Non lo so se funziona più di tanto perché mi sembra che hanno dei limiti di possibilità di calcolo perché per i costi che ha Google Maps mi sembrava di averlo detto. Comunque, torniamo a noi, andiamo su a Narvik. Andiamo qui in questa zona e troviamo appunto i due pedaggi. Allora, cosa succede qui? Scusate, mettiamo benzina. Io ho un'auto a benzina. Vedete? Prezzo pieno sarebbe 90 corone, sono 9 euro. Quindi io mi sono solo registrato al sito di Edipass 24. Passo per quel ponte e pago 9 euro con la benzina. O questo mi prendo il 20% di sconto. Pago 7 euro. Va bene. Vediamo questo di qua. Questo costa un po' di meno. Da 22 mi danno uno sconto del 30%. È già un qualcosa di più. Se io vado qui, metto diesel. Sempre uguale, 90-72, metto ibrido, sempre uguale, 90-72, metto elettrico, cosa succede? Zero, non pago, perché ho questo. Se non avessi questo, pagherei 90. Decido di passare di qua, stessa cosa, non pagherei nulla. Quindi capite che già da solo questo qui è super conveniente. Possiamo fare qualche altra prova. Andiamo, mettiamo sempre benzina. Dove si può andare qui? Tromso. Dai, andiamo a Tromso. Tromso tra l'altro ha soltanto questo. Cioè, neanche Tromso. C'è un ponte qui, questo qui. Questo costa 8,50 euro, normalmente per un'auto a carburante, 20% di sconto, 7 euro. Io vado a mettere elettrico, 0, anche qui non pagherei. Poi da qua in su dopo non si paga più niente. Andiamo a vedere qui magari cosa c'è qui. Qui Bodo. Eccole qui. Qua ci sono i varchi. Che tu venga da qua, i varchi te li fai. Quindi andiamo a prendere qui. Qui avremmo benzina, sempre 20% di sconto, da 16 a 12,80. Vado a mettere elettrico, da 16 a 6,40. Quindi praticamente ho il 60% di sconto. Mi prendo il 20% iniziale di questo, che si prenderebbe un'auto tradizionale, che pagherebbe 12,80, e su quel 12,80 io vado a pagare la metà, quindi 60% di sconto. Ma non è finita qui. Allora, torniamo sulla pagina di AutoPass. Nel menu qui come pagare, che c'eravamo già prima, vi dicevo, allora ci sono queste due possibilità: o ordinare questo al punto 1, oppure al punto 2 solamente registrarsi sul sito ePass24. Se noi scorriamo più sotto la pagina, qui
loro ripetono le possibilità. Queste sono le tue scelte per la registrazione. 1. Ordinare questo. Questo comunque è obbligatorio per tutti i mezzi che superano le 3,5 tonnellate. Oppure 2. Registrarsi su EPAS 24. Abbiamo già visto che registrarsi su EPAS 24 è semplice, però non dà diritto a scontistiche. Soltanto vi evita, diciamo, di essere presi per un veicolo a limitazione diversa da quello che avete. Se noi andiamo a vedere gli altri vantaggi che dà questo dispositivo, vediamo che oltre a dare il 20% di sconto, come abbiamo visto fino adesso, sulle varie tratte delle città, dei centri urbani, ma anche di quelli al di fuori, nell'extraurbano, la percentuale però comunque poi aumenta, perché abbiamo visto che può arrivare anche al 100% nel caso dell'elettrico. Però l'altra cosa che l'altra agevolazione che vi dà è questa. Soltanto un addebito per tutte le transazioni generate in una città all'interno dei 60 minuti, la regola di un'ora. Questo è anche molto importante perché, vi ricordate Oslo? Andiamo a vedere. Andiamo a prendere qui. Vedete quanti che ce ne sono? Però non è finita. Andiamo in un quartiere. Ecco. Vedete? Anche in questo quartiere qui. Se voi non avete questo e girate per il quartiere, vi beccate ogni singolo addebito. Se invece avete il dispositivo, voi per un'ora passate il primo, vi viene addebitato il primo, e poi per un'ora non pagate più nulla all'interno di quell'ora, qualsiasi dispositivo voi passiate. Poi dopo dipende da città a città. Se lo fanno per tutta la città o se la fanno soltanto per settori della città. Può essere che Oslo abbia più settori, però comunque sono settori molto, molto grandi e quindi sicuramente magari per passare poi da un settore all'altro ci vuole anche molto più tempo. Comunque è molto utile, per esempio, se voi dovete attraversare una città per andare in un altro posto. La dovete comunque passare e magari in quella città ci sono oltrepassate più varchi. Senza dispositivo ve li pagate tutti. Con il dispositivo pagate il primo e poi per un'ora siete a posto. Bisogna dire un'altra cosa, che i varchi funzionano solo nel senso verso la città, non a uscire dalla città. Questo è fatto apposta proprio per pagare chi entra in città, non chi esce, chi va via. Quindi torniamo qui e capite che diventa ancora più importante, però è sempre dipende dal vostro poi utilizzo, no? Adesso voi vi starete chiedendo, ok, va bene, lo ordino, ma cosa comporta? Ci sono dei costi, ci sono dei vincoli, eccetera, eccetera. Adesso vi spiego. Allora, qui al punto 1 si fa order tag. Adesso loro da un po' di tempo, dal 31 dicembre 2021, non forniscono più i tag, ma hanno delegato ad altre società l'emissione del tag. In questo momento ci sono queste 5 società. Un paio non sono norvegesi. Alla fine io ho scelto per Flit, ma comunque è uguale. Forse una può dare degli sconti leggermente diversi rispetto a un'altra per la sua zona, ma poi alla fine uno bisogna scegliere. Quindi io ho scelto Flit. Un po' perché ce l'ha un amico che conosco, un po' perché è comunque della zona di Bergen e dei fiordi, quindi la zona dove ci sono più pescatori,
pedaggi, e quindi tanto uno vale l'altro. E allora ho deciso di prendere questo. Si va sul sito di Fleet, qua possiamo mettere in inglese tranquillamente, e si va su Create Agreement, che vuol dire crea un contratto tra te, tra voi e loro, un accordo. Andiamo a vedere. E qui adesso lui mi dice di nuovo, e questo è uguale per tutti, non è che questo dà di più, quell'altro dà di meno, che si fanno concorrenza, no, questo è uguale per tutti. Un tag, un accordo, e con questo si può viaggiare tranquillamente in tutta la Norvegia, e si ha sempre, sempre il 20% di sconto, come vi ho fatto vedere prima. In più ci sono altre cose. Allora, 20% di sconto sui veicoli leggeri. Questo è per la fattura, vengono messi tutti in un'unica fattura e poi viene pagato, probabilmente una fattura mensile, sai. Altra cosa importante, 10% di sconto sui traghetti. Quindi vedete che c'è ancora un altro vantaggio, non finiscono mai i vantaggi. Voi direte ci sarà uno svantaggio. Vediamo. Poi, altro vantaggio, si può usare questo accordo che si fa, che io ho fatto con questa società, su alcuni ponti e ferri e traghetti in Svezia e Danimarca. E questo è il tema del terzo video che vi farò, cioè come sfruttare questo qui per avere degli sconti sui ponti in Danimarca. Quindi altro vantaggio. Non dimentichiamo poi che tutti quegli altri gestori che vi ho fatto vedere prima di altri paesi come la Francia, Portogallo, eccetera, no? Può essere che un domani anche loro diano dei vantaggi. Voi avete già il dispositivo e quindi siete a posto. Il beneficiare del tasso, della regola dell'unica ora, cioè che all'interno dell'ora potete attraversare più stazioni e vi addebitano solo la prima, e poi, boh, va bene, roba di contabilità. Quindi i vantaggi sono tantissimi. Quanto si paga? Si paga soltanto un deposito di 200 NOK. Sono 20 euro circa. Questi a me li hanno messi come un saldo negativo, quindi non mi hanno fatto ancora fattura, niente, me l'hanno spedito. È arrivato, attenzione però qua, è arrivato dopo 3 settimane. Sono abbastanza veloci, una settimana ci mettono per dare l'ok e spedirlo. Poi per arrivare fa dogana e ci sono 2 euro da pagare. Quindi finora io ho speso 2 euro per questo, per la dogana. Dovrebbe essere il 10% di IVA. Però queste 200 corone che vi vengono messe a saldo negativo nel conto, quindi nella prima fattura vi verranno addebitati, torneranno indietro nel momento in cui si andrà a cancellare questo accordo. O meglio, voi fate il viaggio, quando tornate a casa dite: boh, senti, a me non interessa questo, non vado più in Norvegia, non vado più in Danimarca, non vado in Svezia, non voglio andare in altri paesi, Francia, Portogallo, non mi interessa. E lo ritornate e loro vi ritornano i 20 euro. Ovviamente ci saranno le spese di spedizione. Se lo volete fare, se non ve lo tenete, lo mettete nel cassetto, avete investito 20 euro, ma avete risparmiato non so quanti altri soldi con tutti i pedaggi che avete pagato di meno, o nel caso dell'elettrico non avete pagato proprio per niente, o magari avete preso qualche traghetto e vi siete presi il 10%, oppure giravate per la città su e giù e avete pagato soltanto il primo pedaggio in un'ora. Quindi vedete un attimino voi.
Io l'ho fatto perché di strade ne farò tante, di traghetti ne prenderò parecchi, ma soprattutto dopo andrò anche in Svezia, comunque tornerò in Francia, vorrei andare in Portogallo. Ho la possibilità a questo punto di andare a fare i ponti in Danimarca e pagare qualcosa di meno, che vi spiegherò. Quindi i vantaggi sono tantissimi. Poi, altra cosa, come indicato qui, non c'è nessuna quota né mensile né annuale, si paga soltanto per i pedaggi. Basta. Quindi io l'ho ordinato, mi è arrivato, ho pagato 2 euro di dogana, non ho ancora pagato nulla, andrò a pagare sulla prima fattura. Mi arriveranno tutti i pedaggi scontati, quindi mi rifarò subito del costo, e poi lotterò. Voterò perché a questo punto non ha nemmeno senso rispedirlo indietro e spendere dei soldi per la spedizione. Lo tengo perché ormai il suo l'ha fatto. Essendo un domani avrò bisogno ancora, ce l'avrò già a disposizione. Come vi ho detto, poi nel prossimo video vi spiego come avere altri sconti sui traghetti e nel terzo sconti sui ponti. Se invece state guardando questo video e state per partire, accidenti perché non l'ho visto prima questo video, c'è sempre la possibilità di in tempi brevi di accedere agli sconti e adesso vi mostro perché. Perché l'altro giorno, siccome erano passate 2 settimane e ancora non mi era arrivato nulla, ho pensato di contattare la Fleet e chiedere informazioni, se magari avevano un numero di spedizione per il tracking, per capire. E loro praticamente mi hanno detto no, non c'è nessun numero di spedizione, però mi hanno risposto così. Allora, loro dicono che il chip è sulla strada, per essere consegnato al tuo indirizzo in Italia, no? Però ci possono valere fino a 4 settimane. E già lì, porca miseria, perché durante il contratto loro ti dicono 1 o 2 settimane. Io l'ho fatto il 13 di aprile, sapendo di partire il 15 di maggio, ho detto un mese basterà. E qua mi è venuta un po' di ansia. Allora lo dicono fino a 4 settimane. Comunque loro dicono questo, che fino a tanto che il chip è arrivato, quindi lo avete ricevuto e montato, tutti i passaggi saranno comunque registrati attraverso una foto della vostra targa con lo sconto. Quindi non è che lo sconto lo avete soltanto se avete questo dispositivo e passate sotto la stazione. Voi passate sotto la stazione, loro rilevano che il dispositivo non c'è, e allora fanno la foto della targa. Poi vanno a controllare e se avete questo vedono che c'è un agreement e vi applicano lo sconto. Se vedono che voi questo non lo avete, allora automaticamente va su ePass 24 dove vi viene fatturato al prezzo intero. Queste sono le due strade. Questo chiaramente funziona per le scontistiche in Norvegia. Se voi avete bisogno di questo perché poi vi spiego, dovete passare i ponti in Danimarca o vi serve per altri tipi di pedaggi al di fuori della Norvegia e quindi vi serve proprio questo fisicamente, loro dicono che quando voi arrivate in Norvegia al confine lo potete prendere, potete fare un altro accordo. Qui c'è il link che mi hanno girato. Quindi al confine voi richiedete sostanzialmente un altro di questi, fate un nuovo accordo. Però loro chiaramente dicono, poi tu devi terminare l'agreement che hai fatto con noi, perché probabilmente al confine forse non sono loro, sarà una cosa dello Stato, forse generica, o dell'ente dei trasporti pubblici. Quindi dopo bisogna annullare questo. Voi annullate questo, perché infatti loro dicono che il chip che si riceve al confine non può essere usato con questo agreement, perché questo è un numero seriale che è collegato all'agreement,
E dopodiché loro dicono che puoi gettare questo qui nei rifiuti elettrici. Quindi a questo punto presumo che forse non vi addebitano neanche i 20, perché voi praticamente lo buttate via, avete fatto l'accordo con un altro, di là comunque penso che lo pagate, poi non lo so. Non so come possa funzionare, però diciamo che nell'eventualità che non sapevate di questa cosa, oppure che magari ci sono dei ritardi dovuti alla dogana o altro, voi comunque per la Norvegia siete coperti. Potete girarla tutta, loro non rilevano questo, fanno la foto della targa, ma con la targa dopo vedono che c'è un agreement e quindi vi fatturano con gli sconti. Bene. Il video è diventato lunghissimo. Sono 3 quarti d'ora di video, non pensavo così lungo. Meno male che non ho inserito dentro traghetti e ponti. Comunque, io spero di avervi detto tutto. Se poi mi accorgo di aver dimenticato qualcosa, lo inserirò negli altri prossimi due video. Vi lascio in descrizione alcuni link di quelle cose che vi ho mostrato, quindi potete ripercorrere tutti i passi che vi ho illustrato. Vi chiedo solo due cose: se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like qui sotto il video su YouTube e se volete un grazie nei commenti, sarebbe più che gradito, così almeno vediamo se riusciamo a far crescere un po' il mio canale che non ha grandissimi numeri. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo video e in caso buon viaggio.